Voglio ringraziare sinceramente la Politecnica, il professor Temperini e il magnifico rettore, professor Gregori, perché grazie a lui devo dire che in questi anni abbiamo inaugurato, prima del corso, ma qualcuno l'ha portato via, il corso di agraria, il corso di fisioterapia, che in realtà i ragazzi da ancora stanno venendo ad Ascoli a studiare fisioterapia. Tecniche di radiologia, stiamo lavorando insieme sul discorso medicina e chirurgia, comunque c'è uno sviluppo importante, però non possiamo pensare a uno sviluppo del territorio se non mettiamo in condizioni gli eroi di questo territorio, ossia gli imprenditori, di poter mettere in campo le migliori energie e soprattutto sprigionare nuovi investimenti. Io vedo tanti imprenditori che ho incontrato anche nelle scorse settimane. Vogliono investire, vogliono ampliare la propria attività, non possono farlo per ragioni burocratiche. E ringrazio ovviamente l'assessore Antonini perché insieme negli ultimi mesi abbiamo acceso un faro e quindi abbiamo avviato questo percorso secondo me molto importante. Ringrazio Fausto Calabresi e tutta la Camera di Commercio anche delle Marche che diciamo, insieme a noi ha attivato questo percorso, secondo me molto importante e direi anche coraggioso, perché in realtà da sindaco pro tempore non conviene affrontare una tematica così complessa. Però quello che dico sempre, il sindaco passa, la città rimane. E quindi il ruolo etico di un amministratore pubblico è quello di poter lasciare la città meglio di come l'hai trovata. Per fare questo a volte devi avere anche il coraggio di assumerti delle responsabilità. E quindi diciamo, come maggior socio del Piceno Consid, conveniva non scoperchiare la pentola, perché comunque poi, come ha detto il rettore, diciamo, sono i comuni che devono affrontare, diciamo, la situazione di problema. Però, come ha detto il presidente Ferraioli e come ha detto il professor Temperini, le entrate rispetto al 2022 sono inferiori, quindi il debito cresce ogni anno, quindi se oggi parliamo di un certo debito rischiamo che tra un anno, tra due, parliamo di un debito ancora più grande, quindi abbiamo bisogno di affrontare, perché da una parte non dobbiamo essere sempre con la testa sotto la sabbia e non parlare delle cose spigolose, dall'altra non dobbiamo essere talebani, per questo abbiamo affidato alla Politecnica di analizzare a livello economico e anche a livello futuro la presenza del Piceno Consid se aiuta allo sviluppo industriale oppure un freno allo sviluppo industriale, perché in realtà quest'anno abbiamo avuto il raddoppio annuale delle quote dei comuni, anche dei piccoli comuni, e il raddoppio delle quote di tutti gli industriali presenti nel Consid. E ha portato un valore aggiunto alle aziende? No. Allora io sono disposto a pagare il doppio se mi agevoli il lavoro, se mi dà l'opportunità di poter investire, assumere più persone, aumentare il fatturato. E come comune sono disposto a pagare il doppio se mi dà l'opportunità di fare una variante in 6 mesi, non in 3 anni, se mi dà l'opportunità anche di collaborare per fare la manutenzione, perché gli operai quando vanno a fare la notte nelle fabbriche se la prendono col sindaco perché mancano gli asfalti, manca l'illuminazione, manca la segnaletica e non va bene, e non va bene. Allora, secondo me questo è il momento di affrontare questo discorso. E io ovviamente ero molto contento se il presidente era presente perché al di là dei giornali è importante confrontarsi sulle criticità e le difficoltà per poter trovare una soluzione insieme. E io qui vedo Luigi Contisciani, vedo il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi. Noi, quando è stato rinnovato il Consiglio, non abbiamo neppure presentato la lista e non abbiamo mai votato quei bilanci. Perché c'è anche un discorso di responsabilità. È un discorso di responsabilità e quando non votavamo i bilanci lo argomentavamo in un'assemblea, quindi non è il fatto di essere ostile o pro o contro il Consid, io sono a favore dello sviluppo,
sono a favore di mille enti che possono generare sviluppo, opportunità, lavoro. Noi stiamo lavorando in questi anni, siamo il quarto comune in Italia per fondi PNRR, abbiamo 240 milioni, abbiamo fatto partire 7.300 cantieri privati, 217 cantieri pubblici. Molti, anche costruttori, dicono che questo è un momento importante per il territorio, però investire nella zona industriale non conviene. Allora rischiamo che facciamo andare via gli investimenti invece di attrarli da fuori. Allora è arrivato il momento di guardarci negli occhi e capire che può essere un problema. Che vogliamo fare? Vogliamo rimanere in silenzio e aspettare che comunque i nostri figli, i nostri nipoti avranno un carico pesante? Come ha detto il rettore, a me oltre al 95% del bonus bastava anche per le case costruite almeno prima del 2010, così almeno si aiutava a ricostruire, tanto che diciamo, abbiamo 490.000 edifici in Italia a rischio idrogeologico. Quindi era meglio intervenire in quelle aree piuttosto che, al di là di questo, noi abbiamo un'importante responsabilità, che non è un'opportunità, però può diventare, perché da un problema possiamo generare un'opportunità. Con la Regione, proprio per questo, abbiamo aperto questa analisi e oggi inizia la discussione politica, perché fino ad oggi siamo rimasti in silenzio, perché è importante, come l'abbiamo fatto nel riacquisto dei parcheggi. Prima di dare un punto di vista politico, dobbiamo avere i numeri in mano e dobbiamo avere anche un'analisi oggettiva. Perché poi se diventa una guerra politica, magari va bene per prendere i voti, ma non va bene per lo sviluppo del territorio. Noi qui dobbiamo indossare la bandiera del Picero, che è la bandiera dello sviluppo del Picero. Con Roberta, con Simone, con Angelo abbiamo portato Comunex ad Ascoli per cercare anche di accelerare l'innovazione e poter attrarre gli smart worker, nuove aziende innovative che da Ascoli possono essere competitive attraverso il digitale. Però se abbiamo una zona industriale che decresce soprattutto a causa della paura di poter investire, io tutti i giorni parlo con gli imprenditori, hanno paura di poter immaginare un piano di sviluppo della propria azienda. E allora qual è il futuro? Noi dobbiamo invertire l'analisi che ci ha posto il rettore, ossia lo spopolamento, però lo invertiamo solo su tre cluster fondamentali. La casa. E quindi grazie al PNRR daremo 200 abitazioni a basso costo a chi porterà la residenza Ascoli. La qualità della vita, che non è assolutamente grazie a noi, è sicuramente grazie ai nostri antenati che ci hanno lasciato un territorio magico. E la terza soluzione è il lavoro. È il lavoro. Perché la qualità della vita equivale alla salute e alla prevenzione. Il lavoro è fondamentale perché io conosco tanti ragazzi della mia età, il 23 dicembre li ho invitati tutti ad Ascoli, gli ascolani che lavorano in giro per l'Italia e per il mondo, erano 220 e il 90% mi hanno detto che vogliono tornare qui. Però tornano non per stare con le braccia conserte a scrivere i commenti su Facebook, per lavorare, se gli diamo l'opportunità di poter sviluppare la propria competenza acquisita, la propria intelligenza, la capacità di portare sviluppo anche al territorio. Allora io chiudo dicendo che oggi si apre una pagina nuova dove il territorio deve dire cosa vogliamo fare del Piceno Consinde. Trasformarlo, commissariarlo senza paura. Dobbiamo prendere una posizione chiara, senza nasconderci e tutti quanti essere responsabili di gestire una fase comunque complicata, perché se oggi rimaniamo in silenzio rischiamo che tra 10 anni, io avrei tutto l'interesse di rimanere in silenzio, però rischiamo che tra 10 anni in questo territorio si piange e gli abitanti decrescono ogni anno. E quindi l'ultima cosa voglio dirla sul personale. Dentro al Piceno Consinde c'è un personale competente, capace, di grande qualità e quindi
lo dico anche a livello politico, la prima cosa, prima di parlare di un'eventuale trasformazione o commissariamento, c'è la massima responsabilità del sindaco di Ascoli di poter tutelare tutto il personale del Piceno Consent, perché è competente e perché a volte rischiamo che era un doppione, perché l'urbanistica lo segue il comune, lo segue anche il Consip, SUAP lo segue il comune, lo segue il Consip, la Camera di Commercio ha un ottimo SUAP, la manutenzione e l'illuminazione. A volte io posso asfaltare fino a dove stava la torrefazione, non posso andare oltre perché non è mio. È un po' assurdo. Allora, cerchiamo di definire il perimetro e poter mettere in condizione quei lavoratori di poter esprimere il loro valore, la loro capacità e la loro grande esperienza. Chiudo l'intervento dicendo da una parte scusa, perché oggi rappresento l'istituzione più importante di questo territorio, il Comune di Ascoli Piceno, che è il capoluogo. Scusa perché ci sono imprenditori che in questi anni non hanno urlato, però hanno fatto una fatica pazzesca. Quest'anno hanno avuto un raddoppio delle quote, non potendo ampliare di 3 metri la propria azienda. È una cosa, secondo me, a tratti vergognosa. Quindi dobbiamo avere un rapporto di pacificazione con l'imprenditore, perché l'imprenditore, vedendo questo silenzio, è sfiduciato dalle istituzioni. Fare questa pacificazione e aprire una pagina nuova insieme, dove tutti insieme, imprenditori, istituzioni, categorie, attivano un nuovo percorso. Da una parte di sviluppo e da una parte di grande responsabilità. Sicuramente lo faremo insieme. Grazie.